Eccoci qua, sono l'isola misteriosa. Sono l'isola bugata. Evidentemente ancora non ho fatto gli aggiornamenti necessari, comunque. Ormai siamo a fine marzo, quindi fra poco probabilmente incominceranno a fare gli aggiornamenti. Mi chiedo solamente quando lo pubblicheremo questo video. Ma vi dico una cosa, ci siamo messi a fare un bel viaggetto, abbiamo esplorato un po' l'isola, naturalmente off camera, offline, off tutto, e finalmente abbiamo capito come cazzo si fanno gli esplosivi. E li abbiamo anche un po' usati. Siamo fatti un bel rifornimento di moto, abbiamo fatto un'accetta. E adesso ci dedicheremo a un'operazione di eliminazione. Comunque, questi cadaveri non gli si vede il pesce. Indovinate per quale motivo stiamo rompendo le braccia, i crani e tutto il resto? A chi ha pazza testa? Ma molto semplice. Vogliamo costruire nuovi effigi, vogliamo praticamente riempire tutta la spiaggia con queste opere d'arte, se opere d'arte si possono definire. Il dorso, tanto vale buttarlo, non ci serve. Comunque. Una volta che abbiamo finito di raccogliere i vari pezzi, penso che li useremo per poter finire di costruire le nostre statue difensive. Anche se sinceramente queste statue che appareste? La testa? Sta ancora rotolando la testa? La testa! La testa! Buonanotte! A chi ha pasta? A chi ha più mi fregato l'altro? Ne ho portato solo una di testa. Buonanotte. Abbiamo perso una testa nell'acqua. Sta cominciando a piovere. Quel segnalino che vedete dalla bandiera, abbiamo imparato come si costruisce un segnalino. E finalmente questo è finito. Stai cominciando a gelare, vatti a mettere vicino al fuoco. Stai gelando? Stai tremando? Allora, non vuoi capire che ti devi mettere vicino al fuoco prima di morire assiderato? Una testa dura come la tua al mondo non ce n'è. Finalmente. Lo sai che dovresti fare? Non si sa che ne vicino a tu, ma adesso ti vuoi mettere a costruire una casa? Ah già, mancava ancora un pezzo. Appiccia sta torcia e andiamocene in casa. Sì, col cazzo. In casa non ti puoi riscaldare. Io penso che sia il caso che costruisci un falò anche dentro la casa. Ti manca qualcosa. Bastano le pietre, l'ho visto che ti fai in fretta. Cazzo si entra in questa porta? Ancora una pietra ti manca. Muoviti, 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 muoviti!
un po' di caldo. Infatti, cosa c'è in una casa se non posso vestirsi? Di metterti un po' più? No, così non lo puoi mettere. Avvicinati, girati, devi girarti. Questa cazzo di porta, ecco, fermo così. Ok, fissalo. Ok, va a prendere due tronchi e facciamoci lo sgabello. Ce la facciamo da fuori a farlo, eh? No, prova a entrare. Vedi se puoi entrare con i tronchi. Minchia, si può entrare con i tronchi. E adesso sediamoci davanti al fuoco. E guardate un po', stando seduti aumenta la stamina e aumenta la resistenza. Non è necessario mangiare per forza, se hai lo stomaco pieno. Basta che ti siedi e sei automaticamente nuovamente in forma. Io direi però che un po' qualcosa da bere ti serve, quindi. Sta per sorgere il sole. Mi è passata una notte in bianco. Le scorte di cibo ci stanno, raccogliamo altre bottiglie. Una cosa che mi è dato strana, in sto gioco le bottiglie a ogni notte rispawnano. Boh. Che stai cercando? Ah, un coso per essiccare la carne, anche qua, ok. Mancano gli stecchetti. Una lastrellina per le armi. Penso che sia una buona idea. Servono gli stacchetti. Una lastrellina per gli esplosivi. Bene. Questo che è? Per i medicinali? Ah, e poi puoi appoggiarci tutti gli snack bar che trovi, non è idea. Te lo dico per l'ennesima volta, hai bisogno di bere qualcosa. Abbiamo finito tutti gli stacchetti. Penso che fra poco dovremmo tornare a fare il rifornimento.
Noi quella montagna, quella foresta l'abbiamo completamente. Svuotata, fuori tagliare. Poi il nostro giovane accetta, non è sufficiente, ci vogliono anche le sedie. Uno l'ho completato per fortuna. Cioè, uno l'hai completato per fortuna. Così si troppano. Ne abbiamo altri? No. Ah, possiamo mettere anche le moto, buona idea. Così queste ce le mettiamo qua come ricambi e questa ce ne portiamo altre. Ci siamo costruiti una fortuna, niente male. Cosa devo dire, ci ha regalato il gioco, è stato tanto gentile, però ci stai passando delle ore. Diciamo che questa qua è una versione di Minecraft un po' più interessante, però penso che 10 sia il massimo. Una cosa che dobbiamo fare, a parte mangiare, non ho capito come hai fatto a buggare il lessiccatore di cibo dentro al container. È un casino riuscire a trovare il giusto angolo per poter mangiare. Cazzata! Mi sa che questa merda non la utilizzi più. Costruisci di quell'altra, e questa la mettiamo in televisione. Agitando? Ah, ci sei riuscito! Finalmente! Che volevo fare? Era ora, ti stavo per chiedertelo, perché non lo spegni l'accendino? Sto pensando a tutto il tempo che abbiamo impiegato per fare legna e tu praticamente lo stai finendo in un lampo. Per costruire queste quattro cose, grandi cose, siamo stati giorni e giorni a costruire, ad abbattere legna. Ma quanto lo vuoi fare lungo questo gameplay? Mezz'ora come al solito. Io penso che mangiare se di vedere sto video mi verranno due coglioni grossi come un caterpillar. L'hai ingoiato, imbecille. Secondo me devi fare così, ecco infatti.
Sono 5. Ma la caccia? Ne conviene pochi? Questa porta che non si chiude. E poi si chiude da sola. Ok, le trappole sono scattate, quindi... Io continuo a pensare che questo l'abbiamo messo nel senso sbagliato. Io mi auguro tanto che... Oh, era ora che bevessi un po'. Mi auguro tanto che il bug del falò gigante lo riescano a risolvere così. Perché accendere un affare del genere penso che riscalderebbe la zona molto meglio che un semplice fuoco da campo. E adesso servono tre stecchetti piccoli. E guarda caso li abbiamo finiti tutti. Mi sa che dovremmo tornare a fare scorte. Prima però è giusto, mettiamo a posto il recinto difensivo. Hai visto mai che questi incominciano a nuotare? Penso che se uno gioca si diverte, ma se uno deve assistere a questo gameplay e commentarlo come sto facendo io, penso che sia noioso, quindi magari una partita fammela fare pure a me, magari invece di fare il commento ai tuoi video, parlo direttamente io mentre gioco, tanto ormai mi sono imparato completamente le meccaniche di questo gioco. Te ne manca ancora uno? E perché non mi si vuole? Ah, ce ne volevano due. Mi sa che ci sta qualche errore. La comodità della slitta è che te la porti in giro come ti pare. Non ci credo, il coso per arare la terra è bancato fuori dalla staccionata. Che è successo? Ah, ecco il motivo. Ce ne metto un altro qua. Però l'hai intrecciato così tanto che la staccionata non si riesce a capire bene in che punto devi agganciarla. Io direi di fare una cappatina al secondo punto dove abbiamo
messo i raccoglitori, così in questo modo possiamo fare rifornimento e magari mangiamo anche qualcosa e ci sediamo un po'. Questo era un esperimento, una passerella, che non abbiamo capito come accidente l'abbiamo fatta male. Ve lo dico probabilmente di... The Forest, questo sarà probabilmente l'ultimo gameplay. A meno che non ce lo chiediate. Ma per quanto mi riguarda, finché non lo aggiorneranno o finché non lo finiranno, penso proprio che sarà l'ultimo. Almeno finché non lo completeranno. Dopo che sarà completato, magari lo rigiocheremo da capo e con tutte le dinamiche al posto giusto. C'è la possibilità molto certa che magari in futuro all'orizzonte costruire un'altra casa, un altro fortino. E speriamo che le pile enormi di falò vengano riparate. Che cosa hai visto? Guarda che sono quasi 20 minuti. E sinceramente una pausa ci vorrebbe adesso. Quindi completa sta staccionata. E poi ci facciamo una pausa. Ok, abbiamo completato. E fra poco tramonta pure il sole. Un'intera giornata a lavorare. Non pensi che meritiamo un po' di riposo? Anche se sinceramente io la casa l'ho costruita sull'isola di fronte. Perché probabilmente là è molto difficile che venga a romperci le scatole. Anche se devo ammettere che oggi, tutta questa giornata, gli indigeni non si sono proprio visti. E non so se questo è un bene, oppure significa che presto ci faranno una bruttissima sorpresa. Vediamo di completare qualcosa, abbiamo messo i stacchetti. Ok. Cosa possiamo mettere sulla lastrandiera? No, non quella. Mettici quella con la cosa di pietra. Funziona bene. Almeno saranno utili. Uno si avvicina e le prende. Ok.
penso che possa anche essere utilizzato solamente un lato. Ce ne manca ancora 8. E sta scendendo la notte. Mettiamoci a fare esplosivi. Ok, reparto esplosivi, è pronto. E sono 27 minuti. Io direi che è il caso di... accendere tutti i fuochi. Di andarci la nanna. Anche se abbiamo detto lo stisola, sta forest, mamma mia quanto è pallosa. Ma è proprio pallosa un sacco, eh. Ma a te piace, quindi giocaci. Mi chiedo a quante persone può piacere giocarci comunque. Ok, con molta probabilità fra poco finiamo il gameplay. Quindi saluto di rito. Se il video vi è piaciuto condividetelo. Se non vi è piaciuto non condividetelo. Se volete mettere un like, gradito. Se non volete mettere un like, è gradito lo stesso. Se volete iscrivetevi al canale. E... alla prossima. Sperando di trovare nuovi aggiornamenti di questo gioco. Dopo che è finita questa mattanza di tartarughe, possiamo concludere? Ok. Ciao ciao ragazzi! Basta!